Io fondamentalmente portavo lì le ragazze. C'erano anche le vittime delle persone che hai sbocciato? Sì, qualcuna sì, mi era capitato di portarla in macchina lì. Il ruolo del driver, del conducente, impone una sorta di riservatezza, no? Di vedo, vedo, non vedo. Sono Simone, sono un NCC, quindi mi occupo di trasporto pubblico non di linea, noleggio con conducente, in poche parole sono un personal driver. Mi è capitato che chiamassi anche il genovese, oppure qualche sua assistente o comunque persone del loro staff. Ti dice: ho qui una ragazza che alle 2 deve andare da punto X a punto Y. Questi tipi di servizi potevano capitare, adesso vado a memoria, un paio di volte al mese di andare alla festa lì specifica, una volta a settimana. Io fondamentalmente portavo lì le ragazze, finivano di ballare nelle varie discoteche, le si portava lì, poi richiamavano la mattina, questo è. C'era un gran vociferare anche tra, appunto, tra i tassisti, che poi sono principalmente coloro che coprono meglio la città per quanto riguarda la mobilità. Era cosa nota che comunque Piazza Beltrade a una certa ora del mattino ci potesse essere diverse richieste di taxi, di macchine, di NCC, di queste persone che, appunto, scendendo da queste feste in questa famosa terrazza, chiedevano di essere riportate a casa. C'erano anche le vittime tra le persone che hai portato? Sì, qualcuna sì. Qualcuna delle ragazze che ho visto intervistate nei vari, appunto, talk show, mi era capitato di portarla in macchina lì. Per quello che ho percepito io, lui è un professionista esemplare nella vita, tutti i giorni. Ma anche quando lo si accompagnava, che ne so, a dei meeting di lavoro piuttosto che in ufficio, mai avrei potuto pensare che potessero avvenire cose di quel tipo. Ovviamente quando vedi queste flotte di modelle, personaggi più o meno famosi che frequentano assiduamente, cioè, uno stesso posto, quindi il famoso condominio, qualche domanda te la fai. Poi quando la vicenda è diventata di dominio pubblico, ho unito tanti puntini, tanti tasselli, e pian piano il puzzle ha preso forma.